Il 13 settembre del 2015, il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Pietro Parolin, giunge a San Giovanni Rotondo in visita ai luoghi di Padre Pio. Nella solenne concelebrazione eucaristica delle 11:30, il Cardinale parla di Padre Pio in questi termini. Padre Pio è uno straordinario esempio di carità. Seguire le orme del Maestro ha significato per lui agire come lui, imitarlo nella carità, farsi prossimo ai fratelli lontani e disorientati, afflitti da ogni genere di pene, nel corpo e nello spirito. In questo possiamo trovare la radice profonda della sua ostinazione a sfidare tempi, luoghi e mentalità perché potesse sorgere su questo monte un'opera di carità, qual è la casa sollievo della sofferenza. Già San Giovanni Paolo II, nell'omelia della canonizzazione il 16 giugno 2002, aveva messo in evidenza lo stretto legame tra il religioso cappuccino e la misericordia, definendolo un generoso dispensatore della misericordia divina, rendendosi a tutti disponibile attraverso l'accoglienza, la direzione spirituale e specialmente l'amministrazione del sacramento della penitenza. Sono qui dunque pellegrino tra i pellegrini per venerare San Padre Pio. Ciascuno deve sentirsi interpellato e chiedersi: chi è Gesù per me? Quale posto occupa nella mia vita? Come rispondo alla sua chiamata d'amore? L'autenticità della nostra risposta e quindi della nostra professione di fede dipende dalla qualità della nostra sequela di Cristo. Può essere anche facile manifestare a parole che Gesù è il Messia. Forse sono le parole che abbiamo imparato nella catechesi o che impariamo ogni volta che veniamo in chiesa ad ascoltare la parola del Signore, a partecipare all'Eucaristia. Quindi può essere anche facile dire a parole che Gesù è il Messia e il Cristo, ma la vera risposta è data dalla conformità, dalla coerenza della nostra vita con la logica del Vangelo, dalla coerenza della nostra vita con la logica del Vangelo. In effetti, subito dopo la professione di fede di Pietro, Gesù prepara i suoi alla vera sequela e dice, abbiamo sentito, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Così la croce diventa criterio e modalità di sequela, il paradosso che illumina il mistero della salvezza. Il vero discepolo è accomunato dalla stessa sorte del Maestro. La sequela di Gesù è sequela crucis. Colui che sceglie di seguirlo deve imparare questo linguaggio ed entrare in questa logica, pensare secondo Dio e non secondo gli uomini. Questo chiede Gesù anche a noi oggi. Vuole che ci addentriamo nel suo mistero d'amore per assumere sempre di più il suo stile e il suo linguaggio. La prima verità della Chiesa è l'amore di Cristo, commenta Papa Francesco nella Misericordiae Vultus. Di questo amore, che giunge fino al perdono e al dono di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente la misericordia del Padre, nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un'oasi di misericordia. Cari fratelli e sorelle, tante situazioni e atteggiamenti peccaminosi ci allontanano da Dio e dagli altri
rovinando rapporti ed affetti e deturpando il volto della Chiesa. Rinnegare se stessi significherà allora per noi dire di no all'inclinazione verso il peccato. Del resto lo abbiamo già fatto nelle promesse battesimali. Rinuncio a Satana e a tutte le sue seduzioni. Dire di no alle inclinazioni verso il peccato e a tutto ciò che impedisce di percorrere la strada indicataci dal Maestro. Significherà abbandonare l'uomo vecchio per vivere da figli della grazia e camminare in novità di vita sulla via di perfezione. E come non vedere realizzata in maniera imminente e altamente significativa questa pagina del Vangelo nell'esistenza e nel ministero di Padre Pio da Pietrelcina. Nel suo cammino di perfezione non sono mancate prove e tentazioni contro la fede. A volte ha dovuto persino affrontare lotte fisiche con le forze del male. In una lettera a Padre Benedetto, suo direttore spirituale, un giorno scrisse, e cito, «Sento che il terreno che calco cede sotto i miei piedi. Chi rafforzerà i miei passi? Chi, se non tu, che sei il bastone della mia debolezza? Miserere di me, o Dio, miserere di me, non mi fare più sperimentare la mia debolezza». L'esperienza della tentazione e della lotta contro il maligno e quella delle difficili prove affrontate nel suo percorso spirituale furono ad un tempo anche occasioni per crescere, rafforzarsi e maturare nella fede. La stessa sequela del Signore poi è divenuta per lui conformità all'amato, a Gesù Cristo. Come per San Francesco, così possiamo dire di Padre Pio, era un alter Christus, un altro Cristo, e scriveva: per arrivare a raggiungere l'ultimo nostro fine, fin dei conti quello che ci diceva il Vangelo, per salvare la nostra vita, perché tutti noi vogliamo salvare la propria vita, assicurarci un futuro e per sempre di felicità e di pace. Quindi questo è il nostro fine ultimo. E Padre Pio diceva: per arrivare a raggiungere l'ultimo fine nostro bisogna seguire il Divin Capo, il quale non per altra via vuol condurre l'anima eletta se non per quella da lui battuta, per quella, dico, dell'abnegazione e della croce. Seguire le orme del Maestro per lui ha significato agire come lui, imitarlo nell'esercizio della carità, farsi prossimo ai fratelli lontani e disorientati, afflitti da ogni genere di pene nel corpo e nello spirito. In questo possiamo ritrovare la radice profonda della sua ostinazione a sfidare tempi, luoghi e mentalità, perché potesse sorgere su questo monte un'opera di carità, qual è la casa sollievo della sofferenza. Ha voluto qui un ospedale che fosse un tempio di preghiera e di scienza, espressione particolarmente eloquente dell'impegno e del privilegio della Chiesa di stare accanto a chi soffre e di coltivare un'attenzione privilegiata per i malati, seguendo l'esempio di Gesù che percorreva tutta la Galilea curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La carità ha reso Padre Pio immagine speculare del Cristo misericordioso. Ecco perché la gente accorreva ed accorre ancora oggi a lui. Le folle che affluiscono qui da tutte le parti del mondo vedono in lui un segno concreto dell'amore di Dio, sentono il profumo della sua santità, scorgono in lui un discepolo credibile del Vangelo, un uomo del Vangelo. Anche oggi, carissimi fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di qualcuno che ci indichi una strada, che accenda una luce sul nostro cammino, di qualcuno che ci parli di Gesù, di qualcuno che ci dia l'esempio. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci ricordi la fonte dell'amore e della misericordia.
Padre Pio ha colto questo bisogno dell'uomo e se ne è fatto carico, compiendo fino in fondo e con fedeltà la missione che gli venne affidata. Tocca ora anche a noi tutti qui presenti, a ciascuno di noi, rispondere alla domanda fondamentale che Gesù ci ha rivolto attraverso il Vangelo e mediante l'esempio di San Pio. È compito di ciascuno convertire la devozione o il pellegrinaggio in impegno di vita, perché la nostra risposta diventi sequela ed esprima un'autentica e credibile confessione della nostra fede. La Beata Vergine Maria, qui venerata con il titolo di Madonna delle Grazie, e San Pio da Pietrelcina, benedicano questo nostro proposito e ci ottengano dal Signore la grazia necessaria per incarnarlo nella nostra vita quotidiana. E così sia.